chef, come si può conciliare l'eccellenza in cucina che in qualche modo lei rappresenta con un prodotto di massa come quello delle crociere che dà da mangiare a pranzo e a cena a 3-4 mila persone? Beh, allora, intanto sul prodotto di massa, vale dire, non sono molto convinto su questo termine. Il fatto che un bravo cuoco è bravo a cucinare per 10 persone, ma è bravo a cucinare anche per 5.000 persone. Già qua cambiano le cose. Per quanto riguarda questo lavoro che abbiamo fatto in questo progetto, è stato un lavoro veramente straordinario, perché abbiamo raccontato la storia della tradizione non solo italiana, ma anche di altri paesi dove la nave arriva, dove la nave attracca, quindi, che ne so, dalle Canarie alla Francia, alla Spagna. Siamo andati a cercare quello che era comunque, quelli che comunque erano i piatti, diciamo, più, vuol dire, che raccontavano una storia magari più importante in quel paese lì, li abbiamo voluti trasformare, ma trasformare in che modo? Non dimenticandoci che raccontano una tradizione, ma in una chiave moderna. Magari sono stati alleggeriti nelle cotture, alleggeriti magari nella presentazione, insomma, queste sono piccole cose che hanno fatto sì che abbiamo preparato, secondo me, un grandissimo lavoro, perché alla fine, come nell'hotelleria, anche nella ristorazione, sono i dettagli che fanno la differenza. E lei li controlla questi dettagli? Come fa a controllare che Costa segua, come dire, le sue istruzioni? Beh, io controllo molto perché intanto ti devi fidare. Perché comunque io, dopo 6 anni che lavoro con Costa e con gli chef che lavorano a bordo di Costa, ho un grandissimo filo, un grandissimo rapporto. Di conseguenza so esattamente, e loro sanno esattamente ciò che io voglio nei miei piatti, in quello che rappresenta le mie cose. Poi è normale, ma è normale in tutte le... è normale che quando io lascio il ristorante, che magari il cuoco che mette il prezzemolo lo può mettere magari così e io magari lo mettevo così. Ma questi sono piccoli dettagli che non fanno la differenza sul piatto. Ecco, il fatto che poi comunque porti una tua idea e che comunque qualcuno poi riproduca quello che tu fai, certo, è un discorso complesso, ma questo lavoro è un lavoro che è stato pensato almeno un anno e mezzo fa, e quindi c'è tutta un'organizzazione del lavoro che viene fatta a livello certosino, devo dire, e viene fatto in un certo modo, viene pensato, le ricette vengono costruite, poi vengono elaborate insieme agli chef di bordo, vengono sistemate anche, perché chiaramente quando tu pensi a una ricetta la pensi per 2-4 persone, però qui la devi fare per 5.000 persone, quindi qualche piccolo cambiamento nelle tecniche di cottura le fai, ma oggi le tecnologie ti aiutano, per fortuna che esistono, poi certo che serve sempre la mano dello chef. Ultima domanda, rapporto con il territorio, il mio giornale della Liguria, con Genova e la Liguria che rapporto ha? Anche Beh, un rapporto direi straordinario, ma d'altra parte io penso che la cucina ligure, la cucina di Genova, di tutta l'area geografica della Liguria, sia una cucina, secondo me, che non ha bisogno neanche tanto di grandi chef, perché sono talmente buone le materie prime che tu basta che le cacci su un piatto, gli sbatti un filo di olio e il piatto è fatto. Quindi, da quella parte devo dire che la Liguria è anche abbastanza fortunata, ci sono regioni d'Italia che stanno un po' peggio, nel senso che tutte le materie prime, pinoli, basilico, pesce e tutto, e anche quello che è tutto un discorso di tradizione che la regione Liguria ha, sono veramente straordinarie, quindi secondo me veramente basta poco per fare veramente dei grandissimi piatti.